Giornata di Consiglio Comunale. Oggi l'Assise Civica si è riunita a Palazzo dell'Emiciclo per discutere diversi argomenti. A scaldare un po' gli animi ci ha pensato la richiesta della maggioranza di inserire l'ordine del giorno prodotto sul tema della Movida, al quale aveva lavorato anche l'opposizione. Ma un tema che tiene banco sicuramente in questi giorni è quello della sede unica comunale, perché Stefania Pezzopane, consigliere PD assieme ad altri colleghi, ha depositato proprio oggi una maxi interrogazione sulla questione. Una città come L'Aquila, capoluogo di regione, dopo il terremoto ambiva ad avere una sede unica e ci fu una grande contrattazione col governo, ci attribuirono 35 milioni di euro e si avviò un progetto importante in un sito comunale con tutte le perizie tecniche e quant'altro. L'amministrazione Biondi azzera tutto un percorso e durante la discussione sul Palazzo Margherita e sulla questione della lentezza dei lavori accade che il vice sindaco ci dice che non si farà la sede unica ma si farà una sede diffusa. Bene, nell'interrogazione noi vogliamo sapere che significa sede diffusa, quanti fitti passivi noi stiamo pagando ancora, visto e considerato che potevamo farci la sede unica che li avrebbe azzerati, e quante risorse sono state stralciate dai 35 milioni. Insomma, vogliamo chiarezza e vogliamo capire perché l'amministrazione ha rinunciato a un progetto strategico che avrebbe distinto la città con un nuovo edificio moderno, tecnologicamente avanzato ed efficiente per i cittadini. Insomma, il progetto della sede unica aveva una bontà per l'opposizione che ora chiede conto all'amministrazione, ma per il vice sindaco Raffaele Daniele tutto è chiaro, è inutile tornare su una delibera che nel 2020 aveva già affrontato il discorso e la necessità di una sede diffusa. C'è una delibera di giunta del 2020, non di oggi, in cui viene certificato quello che è il volere dell'amministrazione, quindi portare oggi all'attenzione di una tematica che è già stata dibattuta nella scorsa consiliatura in maniera assolutamente approfondita mi sembra singolare. Come è stata detta nella delibera di giunta, per riportare la sede nel centro storico, non potendo edificare un nuovo palazzo perché è totalmente vincolato, si è deciso di farlo con gli edifici che mano a mano verranno restituiti alla città.